come comportarsi con le richieste? Prima di proseguire con il video ti direi di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre aggiornato. Partiamo subito, evitiamo battutacce del tipo ma io non sono un jukebox, non è che posso. Sì, è vero, ma fino a un certo punto. Cerchiamo di affrontare l'argomento richieste in maniera coerente, organizzata e più esaustiva possibile, perché è un argomento che può essere interessante anche perché ci confrontiamo tutti, prima o poi, con la richiesta da parte dei pubblici e anche con la richiesta piuttosto sbagliata. E allora mi piace l'idea di affrontare l'argomento senza pregiudizi e senza lasciarsi andare a discorsi a bischero, come si dice a Firenze. Mi ricordo una volta in cui, di fronte a una richiesta sbagliata, completamente proprio fuori genere, dissi alla persona: guarda, sei nel posto sbagliato. In realtà, ragionandoci, nel posto sbagliato ero io, perché se sei nel posto giusto, nessuno ti fa la richiesta sbagliata, o meglio, nessuno ti fa richieste. Nessuno si permetterebbe di andare sul palco di un festival a chiedere un brano, o nessuno si permetterebbe di andare da Bruce Springsteen e chiedere un brano anche se è dei suoi. Ma in realtà, alle volte succede, infatti ci sono anche dei video buffi su internet, nel quale il pubblico interviene sul palco dell'artista. Evitiamo di tirarsela e parliamo dell'argomento. Laddove sei in un contesto dove il pubblico è sbagliato e ne abbiamo parlato, in qualche modo la colpa è tua, perché ancora non sei riuscito a raggiungere pienamente il tuo obiettivo. Però, voglio dire, comunque sia, possono essere anche delle fasi di crescita anche importanti. Confrontarsi con le persone in modo corretto è una qualità da poter perseguire. Io personalmente, se mi fanno una richiesta e se la posso accontentare, lo faccio sempre. Magari cerco di dire: guarda, tra un po', tra 10 minuti, tra 20 minuti. E chi mi risponde con arroganza: no, devi metterla ora, oppure no, guarda, devo andare via, sinceramente quella richiesta viene assolutamente tolta dalla mia lista ideale, perché innanzitutto trattiamoci con rispetto. Le pretese non devi averle te che suoni e non devi averle chi fruisce della tua musica. L'educazione è innanzitutto la prima regola. Soprattutto su un evento, soprattutto quando sei nel mezzo alle persone, cercare di accontentarle può essere utile, anche perché ti fai, tra virgolette, degli alleati, delle persone che poi ti portano avanti la serata. Poi lo sappiamo, c'è chi ti viene a chiedere la canzone che non ci incastra niente, che insiste ogni 5 minuti, e allora in qualche modo cerchi di levarti questo problema e sai che sarà un disastro, però cerchi di farlo nel momento più indolore possibile. Se la richiesta la accontenti subito non va bene, perché poi dopo 2 minuti ti arriva almeno un quarto d'ora di aria, prenditela. Però ecco, chi se la tira o chi non presta la dovuta attenzione, magari se ne dimentica volutamente, non è, secondo me, un comportamento corretto, perché comunque le persone che sono lì hanno il dovere di divertirsi e devi essere tu a farle divertire. Di conseguenza, un dialogo è quanto mai costruttivo. Per dire, gli stranieri sono abituati a chiedere se accetti delle richieste oppure no. Sarebbe una buona norma, è una buona educazione, però non si può pretendere tutto. Per esempio, negli Stati Uniti le richieste si pagano. Anzi, anche piuttosto salate. $20 a brano, mi ricordo un bel cartello a New Orleans, e sinceramente con 7-8 richieste ti fai anche la giornata. E allora nel momento in cui uno ti paga, quella richiesta la rispetti. Lasciamo stare l'argomento economico, comunque sia, chiederlo con educazione se si accettano delle richieste sarebbe buona norma, e di fronte a richieste educate sarebbe bene accettarle. Poi sta a te inserire la richiesta al momento giusto, ricordartela, provare ad accontentarla, anche se devi cambiare genere. Nel giro di un quarto d'ora si può passare da un ritmo molto veloce a uno molto lento, o viceversa, si può anche cambiare atmosfera. E allora riuscire ad inserire la richiesta all'interno di un percorso che può essere utile a te
può essere quanto mai auspicabile. Ora mi ricorderò sempre, lo scrissi anche sul mio Facebook, vorrei avere il coraggio di chi ti viene a chiedere una baciata durante una serata techno. Che lì si tratta proprio di incoscienza pura. Non si può pretendere troppo dal pubblico o dalle persone che ci si trova di fronte, perché veramente l'ignoranza dilaga quanto mai ovunque. Sappiamo che in una serata techno la baciata non ha proprio alcun senso. E comunque sia, girando ti trovi veramente le richieste più assurde. Sarebbe anche carino farne un video a riguardo. Sta a te dare il tuo limite, il tuo confine e soprattutto anche non fare in modo siano le persone a prendersi delle libertà che non le competono. Chi si presenta con il cellulare, chi arriva lì o fammi attaccare oppure usa la mia chiavetta, ecco, quello è veramente una mancanza di rispetto. Alle volte però dal cellulare puoi anche scoprire delle canzoni che non conosci e allora può essere utile anche per te. Fammi sapere come ti comporti in questi casi e cosa ne pensi nei commenti e continua a seguirmi qui su Essere DJ Oggi.